Iniziamo il nostro excursus storico, partendo dalla prima nave. Qual è la prima nave della storia? L'arca di Noè. E il primo comandante della storia è Noè. E forforse potremmo dire, leggendo Genesi 6:21, forse Dio, con rispetto parlando, è il primo commissario di bordo. Gli ha detto lui stesso cosa comprare. E naturalmente si è preparata a 40 giorni di mare, sicuramente un mare che non era calmo. Quindi, prima nave della storia. Posizioniamoci intorno al 3000 avanti Cristo, c'è un importante ingresso nella storia, il pane. Il pane entra nella storia intorno al 3000 avanti Cristo con tutta una serie di modalità di preparazione, e il pane sotto forma di galletta, di biscotto, vedremo che non lascerà mai il marinaio. Così si sarebbe presentata l'alimentazione, abbiamo dei testi, a bordo di una nave del 3000 avanti Cristo. Vedete, pesce, montone, carne secca, ricordiamo il fatto che sono viveri che devono essere conservati, pane e focaccia, il miele, poi ci sono datteri, olio di oliva, la birra che sembra essere originaria della Mesopotamia. Nel 1250 avanti Cristo c'è un testo, il papiro di Harris, che ci descrive la focaccia, la carne secca e, badate bene, 30 tipi di pane diverso. Fenici, grandi navigatori. Nel loro pasto c'erano cereali, legumi, olio d'oliva, vino, miele, cibi fortemente conservabili ad alto potere nutritivo. Uno dei piatti più famosi, ne parla Plauto, è la puls punica. Puls in latino non è una cosa molto simpatica, puls vuol dire poltiglia. Era la poltiglia punica, altrimenti nota come minestra cartaginese, una sorta di farinata di farro e di legumi che precorre il piatto unico che, ahimè, mi duole dirlo, non abbiamo inventato noi, come vedete. Addirittura Catone ci dà una ricetta con l'acqua, farina, formaggio fresco, miele e uova. Se veniamo ai greci, e vi cito un testo di Tucidide, siamo nel V-IV secolo avanti Cristo, Tucidide nella guerra del Peloponneso, in questo testo che forse riuscite a leggere, accenna alla necessità di trasportare a bordo tutto ciò che può servire, e vedete addirittura si parla di navi da carico, il grano, il frumento, il che fa capire che già si panificava a bordo. Addirittura requisivano i fornai civili, questo ci fa capire che non c'erano dei panettieri e dei cuochi militari, requisivano i fornai civili, immaginate cosa potrebbe succedere se lo facessimo noi adesso. Però Tucidide si preoccupa che le navi portino molto carico, perché, dice lui, se l'esercito ha qualche problema, non veniamo tagliati fuori per vettovagliamento. E questo è un esempio, tantissimi secoli fa, già di logistica. Archestrato di Gela, chi era costui? Archestrato di Gela è un allievo di Epicuro, lo possiamo definire un gastrosofo, perché era un gastronomo, ma era anche un filosofo. E nel suo poemetto, l'Edipateia, il poema del buon gustaio, ci lascia una serie di dati sui cibi migliori della sua epoca. Addirittura ci dice dove andare a cercare, guardate che precisione, l'anguille dello stretto, le orate di Selinunte, il pesce spada di Tindari. Però, ahimè, critica i cuochi siracusani. Mi dispiace se c'è qualche siracusano qui presente. Li critica, nonostante fossero i migliori della Sicilia, perché imbrattavano il pesce, come dice lui. E lui suggerisce di fare il pesce in maniera molto semplice, con dell'olio e qualche erbetta. Anche lì la cucina biologica non è una nostra invenzione, ne parla Archestrato di Gela nel IV secolo avanti Cristo.